galleria coronata, insomma questo ci dice Autostrada, il ponte possa essere pronto e finito ma non possa essere utilizzato. Io sono preoccupato dei mesi persi dal governo sulla vicenda Autostrada. In Liguria ci sono 60 km di gronda pronti a partire, già finanziati, fermi, perché il governo non decide. E ci sono 15 miliardi di opere pubbliche su tutte le autostrade italiane ferme, perché il governo non decide. La Vallestura è il simbolo di una zona che vuole ripartire con l'industria e col commercio, ma è isolata dal resto della Liguria e dal resto del mondo. È uno degli esempi di non scelta che imputiamo al governo PD 5 Stelle, che d'altronde non va d'accordo né sulla scuola, né sulla giustizia, né sui trattati europei. Oggi siamo qua a onorare l'Italia più bella. Ripeto, il modello Genova significa partire da una sciagura per rialzarsi senza ritardi, senza incidenti, senza problemi, senza tangenti, senza truffe. Applicare il modello Genova a tutta Italia è l'unica risposta per ripartire dopo il virus. Temo che il rosso della CGIL blocchi tutto e sarebbe una follia rimanere ostaggi della burocrazia e dei no di qualche sindacato o dei no dei 5 Stelle. Quando lei incontrerà insieme alla coalizione Conte, porterà la Liguria, insomma può promettere come di portare prima cosa, la Liguria come prima cosa? Come prima cosa il dossier infrastrutture, 700 cantieri fermi, 200 miliardi di lavori, almeno 50.000 posti di lavoro e l'Italia che corre, non solo il ponte, ma penso alla statale 106 a Crotone, penso alla Napoli-Bari, alla dorsale adriatica, alla gronda, alla pedemontana in Veneto, quindi sbloccare, sbloccare, sbloccare il dossier cantieri, io vorrei gru e cantieri dappertutto, azzerando il codice degli appalti. Il codice degli appalti è una boiata che sta rallentando lo sviluppo del paese. Tornerà per l'inaugurazione.